Il caso Madonia ballando con le stelle è uno dei temi più discussi degli ultimi giorni. Per la prima volta nella storia del programma condotto da Milly Carlucci, un ballerino professionista è stato allontanato per divergenze professionali. Federica Pellegrini, con cui gareggiava, continuerà la competizione con un nuovo insegnante di ballo, Samuel Peron, mentre Angelo Madonia non farà più parte dello show. Recentemente, TV Blog ha riportato un retroscena importante su quanto accaduto. Dopo il comunicato stampa della Rai, Madonia è tornato sui social per spiegare che ha accettato una scelta suggerita dagli autori del programma. Non si è trattato di un allontanamento volontario, ma di una decisione presa dagli autori che lui ha accettato. Secondo TV Blog, Madonia era stato richiamato più volte dalla produzione per essere troppo distratto durante le prove con Federica Pellegrini. Questo comportamento avrebbe impedito alla Pellegrini di prepararsi adeguatamente per le esibizioni del sabato sera. Inoltre, durante l'ultima puntata, è stata trasmessa una clip in cui la Pellegrini rimproverava Madonia per la sua distrazione e l'uso eccessivo del telefono durante le prove. Federica Pellegrini ha dichiarato di essersi sentita a disagio durante le discussioni tra Madonia e i giudici del programma e che la mancanza di affinità tra loro era evidente. Nonostante le difficoltà, la nuotatrice ha dimostrato grande impegno e talento, trionfando anche in una prova speciale da sola. La sua avventura continuerà con Samuel Peron come nuovo insegnante di ballo, che sicuramente saprà mettere in luce il talento della Pellegrini. Il prossimo sabato sarà un'altra tappa importante per la coppia, pronta a affrontare nuove sfide e a emozionare il mondo.